personale e di come riuscire, tra virgolette, ad evitare uno scontro. Ricordiamoci che uno scontro evitato è uno scontro vinto. In difesa personale, per strada, non ci sono regole, non ci sono arbitri, non è come fare una gara. E quindi ogni volta che posso evitare, evito sempre. Okay? Solamente in caso non possa per nessun motivo evitare lo scontro, ad esempio devo difendere i miei familiari, i miei amici, e quindi devo per forza fermare l'aggressore, andremo a fare quello che si deve. Ma se posso, evito. Devo tenere presente che l'idea in difesa personale è sopravvivere. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando inizio uno scontro per strada non so mai come finirà. Posso avere cinture nere, tutto quello che voglio, niente mi garantisce che lo scontro finirà bene. Più sono allenato, più aumentano le percentuali di sopravvivenza che avrò. Aumentano le percentuali di sopravvivenza, non sto sbagliando i termini. Nessuno può garantirvi che in uno scontro da strada tutto andrà bene, ok? Ci sono mille variabili, mille fattori, posso avere la meglio su un aggressore, ma poi arrivano gli altri, tante cose. Se posso evitare, evito lo scontro. Detto questo, quando lo scontro per strada è occasionale, non premeditato, normalmente da diversi studi sociologici si è visto che ci sono delle fasi di escalation del problema, della tensione, che sfociano poi nello scontro finale. Le tre fasi principali sono scontro visivo, scontro verbale e poi l'ultima si passa, se non si è riusciti a evitare lo scontro prima, allo scontro fisico. Ci può essere una fase di spinte e poi un'aggressione vera e propria, oppure la fase delle spinte può saltare. Adesso la parte fisica la studiamo in tutta l'allenamento della parte marziale. Mettiamo un attimo l'attenzione sulla parte visiva e la parte verbale. Il primo scontro, come detto, è lo scontro visivo. Succede che anche per sbaglio lo sguardo di due persone si incrociano, okay? Quando c'è questa connessione, se l'altra persona non ha buone intenzioni, può iniziare il primo scontro. Okay. In questa fase, dove stiamo parlando di scontro visivo, cioè l'incontro di due sguardi, possiamo tranquillamente evitare l'escalation del problema guardando da un'altra parte, staccando il collegamento visivo con l'aggressore. Okay. Se l'aggressore invece ha l'intenzione di farci del male, non lascerà che il fatto che io distolga lo sguardo calmi la situazione, ma continuerà. Dallo scontro visivo si passerà allo scontro verbale e qua la persona può iniziare a insultarvi, a dirvi che cazzo vuoi, ok? In maniera aggressiva. Lo scontro verbale è ancora una fase dove posso gestire la situazione, ok? Devo deviare verbalmente la situazione per non portare allo scontro fisico. Cosa posso fare? Posso ad esempio dire: scusa, pensavo fosse un'altra persona, ok? Questa è una bella risposta. Ammetto che c'è stato un qualcosa, un feeling, ok? Ma cambio strada, ok? Devo riuscire a cambiare strada verbalmente senza mostrare che sono inferiore. Cosa vuol dire? Non posso dire: oh, scusa, ho sbagliato, ok? Il fatto di andare in difensiva farà sì che l'altro si senta più grande e diventerà più aggressivo, ok? Non si fermerà. Quindi devo essere sì pronto a deviare, a cambiare verbalmente, ma senza andare a mostrare che sono inferiore. Anzi, ok? La persona deve percepire che, ok, non voglio nessuno scontro, ma se ci sarà lo scontro sarò pronto a dare tutto quello che posso per essere io la persona che avrà il meglio, ok? Quindi devio ma determinato. Se questa fase verbale continua, ok, non ci sarà possibilità di poter più evitare lo scontro, andremo a fare lo scontro fisico, ok? Ci può essere una fase intermedia tra il verbale e il fisico, che è la fase delle spinte. È una fase che vi dà molte possibilità di controllo della situazione.
se la persona mi spinge una volta e io gli dico ehi, non mi spingere, e con la mano indico ad esempio la sua mano destra, lui per certo non sentirà il non mi spingere, ma sentirà spingi, ok? E così partirà con quella mano che ho indicato, ok? Lo sto incitando a fare quello che voglio. Quando conosco dove accadrà lo scontro, come accadrà lo scontro e il tempo dello scontro, ho tutto quello che mi serve per vincere subito, ok? Dalla fase delle spinte poi si passerà allo scontro fisico se non sono riuscito a agire in questa fase, oppure tante volte la fase delle spinte non c'è, si passa subito all'aggressione fisica, e qua abbiamo tutto lo studio della parte marziale e delle tecniche che vedrete in tutto il curriculum, ok? Quindi, riassumendo, ricordatevi che vogliamo evitare a tutti i costi lo scontro, ok? Uno scontro non fatto è uno scontro vinto. Abbiamo una fase visiva, una fase verbale e poi una fase fisica. Nel visivo posso andare via senza arrivare al fisico, nel verbale è uguale, se posso cambio argomento, ok? Posso anche fare domande che non c'entrano niente, ad esempio, scusa, ma non sei amico di Carlo? Non è importante se conosco Carlo o se è un amico, se non l'ho mai visto, ok? Il fatto di cambiare qualcosa nella mente dell'altro fa sì che cambi la situazione, ok? Quindi analizziamo tutte queste cose e tenetevi pronti ad allenarvi anche psicologicamente per evitare lo scontro. Altro fattore importante nella difesa personale è la valutazione dell'ambiente, ok? Quando entro in un locale, in un posto dove potrebbe esserci una colluttazione o qualsiasi posto, perché poi è questione di mentalità, prima cosa da guardare è sempre dov'è l'uscita di sicurezza. Se l'uscita di sicurezza è laggiù, quella sarà la zona dove punterò in caso ci sia uno scontro, ok? Quindi se c'è caos, confusione, scontri tra persone e io posso andarmene, uscirò dalla uscita di sicurezza, dalla porta d'uscita, cercherò di andare verso la porta d'uscita. Se non posso andarmene perché voglio intervenire, perché magari stanno attaccando una persona più debole, o magari sono con mio figlio, con la moglie, e quindi devo mettermi in mezzo per proteggerli, andremo a fare quello che dobbiamo, ok? Altra cosa, valutazione dell'ambiente, a parte diciamo l'uscita di sicurezza, guardare se ci sono oggetti che posso utilizzare, sedie, tavoli, penne, qualsiasi cosa posso prendere e utilizzarlo per difendermi. Un'ultima cosa, nel nostro campo visivo possiamo difendersi, dietro non abbiamo occhi, quindi dietro non posso difendermi. Se sono in una stanza, ok, voglio assicurarmi di avere la schiena protetta. Avere un muro alle spalle è una garanzia che nessuno mi attaccherà da dietro, ok? Quindi ci muoveremo nelle stanze tenendo in mente, tenendo sott'occhio tutti questi fattori, ok? La parte psicologica è una parte fondamentale, ok? E se posso evitare lo scontro, nuovamente lo evito.